Ciao, benvenuto o benvenuta in questo video, sono Marcello Chiapponi e in questo video vedremo 5 segnali che ti dicono se i tuoi muscoli della schiena sono troppo deboli, troppo contratti oppure tutte e due le cose. E sono segnali importanti perché vedremo anche, diciamo, come migliorare da subito questi muscoli. Sono segnali importanti se hai mal di schiena, magari non ce l'hai in questo momento ma ti capita di avere mal di schiena. Se non ce l'hai, magari vorresti evitare di averlo, come tutti, oppure se hai dolore magari in qualche altra parte della colonna, nella parte dorsale, la parte centrale, oppure nella parte cervicale, perché molto spesso il miglioramento dei muscoli lombari si trascina dietro il miglioramento di altre parti della colonna. Per chi non mi conoscesse, io sono Marcello Chiapponi, sono il fondatore di L'Altra Riabilitazione, azienda che produce i migliori programmi che tu possa trovare per la risoluzione di problematiche muscoloscheletriche, per il miglioramento della postura e per il miglioramento dello stato di forma generale. Oggi parliamo sicuramente di colonna lombare, ma lo facciamo, parliamo di schiena in modo generale. Come vediamo, questi non sono sintomi o esercizi che vedremo specifici per una determinata problematica lombare, parliamo di stare meglio con la schiena in generale. E come poi avrò modo anche di dire all'interno del video, è molto importante prenderci cura della nostra colonna, dei nostri muscoli in generale, non solo del singolo muscolo. Quindi in termini di programmi di lavoro ti invito sicuramente a provare Fitness Sicuro, che è il programma che negli anni mi ha dato sicuramente maggiori soddisfazioni, un programma per allenare, per rinforzare i propri muscoli ma contemporaneamente migliorare la propria postura e prevenire o risolvere i disturbi muscoloscheletrici. Ci sono un sacco di lezioni, un sacco di materiale di prova, vai a vedere i link nella descrizione del video, così ti iscrivi, ti registri e accedi, inizi a provare da subito la metodica. Allora, quindi vediamo questi segnali, ma permettimi di fare una premessa. Io sono da più di 20 anni nel mondo della fisioterapia e ho approfondito qualsiasi tipo di tecnica, qualsiasi tipo di corso e i famosi diagrammi con la freccina. Dunque, se è troppo contratto questo vuol dire che questo è debole, quindi devi allungare questo e rinforzare questo. Guai se fai il contrario, se rinforzi questo che è già troppo contratto lo contrai di più, se non lo allunghi. Ho abbastanza esperienza pluriventennale e sia di migliaia di casi visti in studio che di decine di migliaia di casi che mi raccontano attraverso i miei contenuti online, che insomma tutti i giorni vedono transitare decine di migliaia di persone. Ti posso dire che questo ragionamento è assolutamente insensato. Tutti, certo, ci possono essere, ma il fatto che magari sia troppo contratto non vuol dire che non possa essere anche debole, non vuol dire che, cioè, il fatto di no, aspetta, rinforza questo, allunga questo, come se fossi una marionetta da sistemare da sistemare i fili, non ha nessun senso. Tutti noi, io compreso, il 99% delle persone che stanno guardando questo video, togliamo l'1% di persone che hanno, magari sono atleti d'elite, che hanno bisogno di cose estremamente specifiche, ma il 99% delle persone che guarda questo video ha bisogno di fare un po' tutto, ok? Voglio che i miei muscoli siano in generale meno contratti, a meno che non faccia già il contorsionista, ok, in quel caso va bene, e voglio che i miei muscoli siano nel complesso più efficienti e più forti, ok? Quindi il fatto che no, questo è il segnale di contratto, quindi no, lo allunghi, okay. Ho bisogno sempre di fare un po' di tutto, ho bisogno di un programma completo. È per questo che ti invito a provare Fitness Sicuro, il mio programma di allenamento, che è un programma molto completo. Allunghiamo, rinforziamo, miglioriamo la postura e così via. Ok? Allora, quindi, però, vediamo questi segnali che ci dicono che i nostri muscoli della schiena hanno bisogno di un pochettino d'aiuto. Primo segnale, il fatto che stare fermi in piedi comincia a darci problemi dopo 5, 6, 10 minuti, ok? È normale che dopo un po' che sono fermi in una determinata posizione i nostri muscoli ci chiedano aiuto, ok? Se sono fermi, i nostri muscoli sono fatti per muoversi, quindi non per stare fermi. Però diciamo che un 10, 15, anche 20 minuti di tolleranza io li vorrei. Se invece ho una tolleranza molto più bassa, che dopo 5 minuti comincio già a dovermi muovere, a dover sciogliere, o anche dopo 10 minuti comincio già a fare questo, vuol dire che i miei muscoli non sono in grado di fare bene questo lavoro abbastanza basico che gli sto chiedendo, ok? Che cosa posso fare? Beh, vediamo già subito un primo esercizio. Un esercizio che aiuta sicuramente in questi casi è il famoso esercizio
del cane da caccia. Quindi in quell'esercizio dove io mi metto con la colonna in posizione neutra, quindi non troppo cavo, non troppo inarcato, contraggo gli addominali e senza muovere la schiena, è perché qua è difficile, senza muovere la schiena, quindi non questo, ma alzo piano piano la gamba fino a dove riesce ad arrivare. Alzo piano piano il braccio fino a dove riesce ad arrivare e mantengo la posizione. In questo modo sto rinforzando tutti i muscoli della parte posteriore della colonna e contemporaneamente allenando l'addome alla tenuta. Di solito faccio fare una decina di secondi di tenuta, ripetere 5 volte sulla stessa coppia e poi ripetere 5 volte sull'altra coppia di muscoli. Ok? Questo è un esercizio molto utile per chi ha fastidio nello stare in piedi, come vi ho detto. Secondo indizio, magari in piedi ci riesci a stare anche, non ti dà particolarmente fastidio, ma ci stai a prendere le gambe, adesso esagero un pochino, e girandole verso l'esterno. La tua posizione di riposo non è quella, allora non c'è la posizione giusta, fa parte di quelle cose che contratto qua, non c'è la posizione giusta, però istintivamente si viene da allargare le gambe e girare i piedi verso l'esterno. Questo è un meccanismo di protezione della colonna lombare. È un meccanismo in particolar modo che ti dice che il tuo muscolo psoas, uno dei muscoli più importanti della colonna lombare, è un po' contratto e quindi tu lo favorisci. Ok, così stai meglio, ok? Sono contratto, in questo modo ti metto in una posizione che per te è più favorevole. Però mi dice che appunto, e più ti viene da fare questo, e più tendenzialmente questo è vero. Questo ti dice che ci sono dei muscoli, in particolare lo psoas, particolarmente contratti e quindi che non, sicuramente non disdegnano l'essere allungati con il classico esercizio che ho fatto vedere tante volte a cavalier servente con la schiena diritta, piego in avanti creando una leggera tensione qui e vado ad allungare questo muscolo 30-40 secondi, 3-4 volte per parte. Anche soltanto facendolo una volta e poi rimettendosi in piedi si può notare che magari l'istinto ad aprire le gambe e girare verso l'esterno è un pochettino di meno perché è un po' diminuita transitoriamente la tensione del muscolo. Io ovviamente ho bisogno di ripetere più volte questo stimolo, anche quotidianamente, logico. E un altro segnale interessante che ho notato da subito, che a volte noto anche in me, è nel sedersi quale posizione vai ad assumere spontaneamente sedendoti, perché molte persone dicono: mi siedo, ho delle posizioni, cose che mi dicono tipicamente, no, ho delle posizioni allucinanti. Ora, se ci fai caso, però, tipicamente è sempre la stessa. Potrebbe essere piegata in avanti, così, e che è un modo anche qua di distendere un po' i muscoli della colonna. Ma molto spesso noti anche che se ti siedi storto sempre dallo stesso lato. Dal lato è sempre un discorso di favorire i muscoli che sono già più contratti. Se mi siedo dall'altra parte, storto allo stesso modo, ma dall'altra parte non mi sento comodo. Sono storto, ma sono storto allo stesso lato. Questo perché? Perché molto spesso noi, appunto, tendiamo a favorire i nostri muscoli già contratti. Pensate ad avere un vestito che tira molto di più da una parte rispetto all'altra. E io sono costretto a mettermi così. Perché il vestito tira, metto dall'altra parte, no, 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 sono tremendamente scomodo. Okay? Quindi il fatto di doversi, di essere comodi in posizioni strane, ci dice che i nostri muscoli sono un po' più contratti di quello che vorremmo e che quindi ci chiedono di essere favoriti sedendoci in posizioni strane. Ora, non c'è l'esercizio specifico ovviamente per questo tipo di problema, già anche soltanto quello che ho illustrato precedentemente, quelli illustrati precedentemente, insomma qua questo mi dice che i miei muscoli hanno un bisogno globale, diciamo, di aiuto. E poi sempre rimanendo in termini di muscoli anteriori della coscia, psoas e così via, un segno molto spesso che si vede, magari anche in chi non ha particolare mal di schiena di base, è il male alla schiena, il dolore lombare facendo gli addominali. Classico esercizio addominali, io devo smettere. Perché a un certo punto sento che più che altro mi fa male la schiena. Questo è interessante, perché generalmente questo dice che i muscoli che tirano in avanti la colonna, tra cui anche se lo psoas è un muscolo molto dinamico, a volte la tira, beh, non entriamo nel dettaglio, comunque i muscoli anteriori della coscia sono più forti rispetto ai muscoli addominali. Quindi quando io
faccio la flessione, sto un po' flettendo la coscia, è più la sollecitazione della schiena, la parte del muscolo anteriore della coscia, che la sollecitazione dell'addome. In questo caso posso fare un esercizio molto carino, che è quello di mettere le mani sotto la schiena e iniziare a schiacciare. Ho fatto vedere anche questo, illustrato diverse volte, ma vediamo una variante interessante per chi ha dolore nel fare gli addominali. Schiaccio le mani con la schiena, ok? Io tutte le volte mi sbaglio a dire sta roba qui, schiaccio le mani con la schiena, sì, è giusto, ok? Senza irrigidire le spalle, senza irrigidire il collo. E poi posso provare a notare una cosa, voglio tenere la tensione una decina di secondi, posso provare a notare una cosa, che se porto le gambe molto più avanti, schiaccio la schiena, ok? Già potrei fare parecchia più fatica, e se alzo le gambe, istintivamente la schiena si inarca, si stacca, qua le ho portate molto avanti, ok? E porto un pochettino più avanti, schiaccio la schiena, ce la faccio ancora? Sì. Riesco a sollevare le gambe? Sì. Ok, allora le porto un pochettino più avanti, schiaccio, ce la faccio? Sì. Sollevo? No. Ok, allora il punto di prima è il punto in cui io mi voglio allenare. In questo modo io ho fatto un ricondizionamento e ho allenato gli addominali a cercare di essere più forti in questo movimento rispetto ai muscoli anteriori della coscia. Decine di volte da una decina di secondi sono sicuramente un buono standard per questo esercizio. Così come questo esercizio può essere utile per chi ha l'altro segno, ovvero quello di una postura che da in piedi tende spontaneamente a essere in questo modo. Ora, parlando di postura, ognuno ha la sua, per carità, e c'è anche chi ha fatto così e va bene così, chi ha la schiena molto inarcata di suo, va benissimo, però è già un segno questo che avrò sicuramente bisogno di lavorare con l'esercizio che ho visto prima, perché dimmi, o perché i miei muscoli si sono indeboliti o perché fondamentalmente lo sono sempre stati, diciamo, non ho una buona tenuta e tendo a cadere un pochettino in avanti. Quindi chi ha iperlordosi di sua schiena molto inarcata, oppure appunto chi tende, si trova comodo a stare in questa posizione, trae sicuramente beneficio dall'esercizio che abbiamo visto prima, ok? Quindi questi sono 5 segnali interessanti, perché funzionano anche in chi non ha mal di schiena. È interessante lavorare sui propri muscoli anche quando non si hanno problemi, perché per il motivo precedente che ho detto precedentemente, che non siamo delle marionette da spostare, che se con questo non lo devi fare, no, allungare, perché no, aspetta, no, se lo rinforzi si accorcia, queste cose non hanno senso. Abbiamo tutti bisogno di lavorare in modo completo, e nel lavorare in modo completo magari ci accorgiamo che abbiamo un punto un pochettino più debole, che quando faccio l'allungamento dell'upsos di destra magari è più contratto dell'upsos di sinistra, e posso fare una serie in più dell'upsos di destra, ma non sicuramente pensare di spostarmi come una marionetta, rinforzo allungo e così via, ok? Sempre bisogno di un programma completo e ben fatto, ok? La mia proposta a riguardo è sicuramente, ho diciamo canonizzato tutto questo all'interno del programma Fitness Sicuro. Se vuoi provare le lezioni di prova, allora vai a vedere i link nella descrizione del video, così non hai bisogno di preoccuparti di tutte le cose che andrebbero fatte. Insomma, sono già tutte lezioni registrate, tutto con una ovviamente logica che va verso il benessere, stimolando i muscoli da più punti di vista. Bene, allora per questo video è tutto. Se ti è sembrato interessante, non dimenticare di lasciare un mi piace, non dimenticare di iscriverti ai miei canali. Grazie mille dell'attenzione e ci vediamo alla prossima.